2019, secondo giorno, sto qui insieme a Umberto. Ciao Umbo. Ciao Fra, grazie di avermi invitato anche oggi. Lo so, fammi vedere il passo, fammi controllare. Ah, ok, puoi rimanere. Ma dimmi un attimo una cosa, hai i capelli da casco? Hai per caso fatto un giro in moto? Bravissimo, sono appena sceso dalle moto di Big Bang Interactive, che pubblica TT2. Ovviamente il nuovo gioco della serie Tourist Trophy. Ancora una volta torneremo sull'isola di Man e andremo sempre in moto. Ora, seguito di un successo, probabilmente tu non lo sapevi, ma secondo Big Bang è stato un grosso successo, perché ovviamente parliamo di una competizione corsistica su due ruote molto apprezzata da una, tutto sommato, ristretta schiera di appassionati, che però sono super super appassionati. Allora, secondo capitolo, che nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox ci riporterà a correre appunto sull'isola di Man. Cosa faremo? Dovremo ovviamente cercare di vincere all'interno di una competizione che è davvero peculiare, perché si tratta, per chi non lo sapesse, di questa gara su questa isoletta in Gran Bretagna che è pericolosissima. È famosa proprio per la sua pericolosità. È famosa per la sua pericolosità perché si tratta fondamentalmente di un circuito stradale come ormai ce ne sono pochissimi. C'è ad esempio Macau, che è famoso, che è simile, diciamo, per pericolo e per la particolarità appunto di passare in mezzo alle strade delle città. E in questo caso, in questo ambiente bucolico, che viene usato come setting per una corsa lunghissima, difficilissima per i piloti, che devono cercare di memorizzare questo percorso insolitamente lungo rispetto ai circuiti normali. Allora, lo sviluppatore francese è tornato a sviluppare un secondo capitolo che, diciamo, come base di partenza è molto simile, cioè bisogna correre per cercare di vincere e diventare i campioni del Tourist Trophy sull'isola di Man. Lo si fa in diversi modi. Prima di arrivare alla corsa vera e propria bisogna competere in questo campionato della Gran Bretagna, che in realtà non possiede delle licenze ufficiali del gioco e che però ha tutti questi circuiti ispirati a delle piste veramente esistenti. Pian piano si scala la classifica, ci sono varie modalità, finché non si arriva alla gara vera e propria, all'isola di Man. A quel punto si possono percorrere singoli tratti per impararli, per migliorarsi, e poi competere nella competizione vera e propria. A livello di gameplay, quello che è stato fatto è un lavoro abbastanza accurato, secondo me. Io non sono un grandissimo esperto, però gli sviluppatori sono tornati, loro vanno tutti gli anni sull'isola di Man. Nel tempo, soprattutto a partire dal primo capitolo, sono andati talmente tante volte che ormai praticamente ogni singola casa sull'isola, diciamo, lungo il percorso, l'hanno comprata, no, ci abitano? No, l'hanno riprodotta in maniera realistica. Okay. Hanno detto che hanno fatto un lavoro che ovviamente non è realistico al 100% per quanto riguarda i colori delle case, delle piante, perché comunque è sempre un videogioco e devi dare un aspetto da videogioco. E però come presenza, costruzione, forma delle case, delle strutture, è molto molto fedele. Hanno anche lavorato tantissimo sul handling, sulla guidabilità dei mezzi, perché un feedback che aveva ricevuto è che le moto erano realistiche se non in alcune situazioni, ad esempio quando si prendevano certe curve. Cioè, quando le tiravi all'estremo peccavano un po' di superficialità. Esatto, dicono di aver sistemato questa cosa, io ci ho provato un pochino, non è semplicissimo da giocare non conoscendo bene la pista. Nel complesso mi sembra che sia stato fatto un buon lavoro. È chiaro, parliamo di un prodotto comunque molto di nicchia, cioè ti deve piacere quel tipo di competizione, devi essere interessato al Tourist Trophy, insomma, alla gara, alla competizione sull'isola di Man, però per chi è appassionato c'è tutto, ci sono circa 300 piloti su licenza, lì comunque tutti gli anni vanno una moltitudine di piloti. Anche privati, se non sbaglio, molti privati. Moltissimi, loro diciamo che hanno detto che ne hanno 300 su licenza, di cui 30-40 tra i top. I top sono quasi tutti inglesi, vincono sempre gli inglesi. Cioè c'è veramente un po' di tutto, cioè è l'idea di riproporre in maniera quanto più fedele possibile quella competizione, anche ovviamente per quanto riguarda le motociclette. Tra l'altro, nella campagna tu puoi scegliere di, non lo so, legarti al team ufficiale BMW o BMW, se preferisci, e avere da loro una moto già fatta, oppure se andare appunto da privato e costruirti la tua moto, perché comunque in questo secondo capitolo c'è una maggiore attenzione, non lo so, alla funzione dei freni, alla funzione del radiatore, del motore, c'è una maggiore customizzazione anche di quegli aspetti. Guarda, è molto bella questa cosa qua, perché se vi piace la moto ma vi ha un po' stancato la tipica competizione offerta da MotoGP o dalla Superbike, TT ti permette di appunto affrontare il brivido della gara in modo del tutto nuovo, con delle regole diverse. Poi non dimentichiamocelo che
Manx TT è stato uno dei cabinati Sega più di successo in assoluto, proprio per via dell'adrenalina che riusciva a trasmettere questa ambientazione cittadina. Grazie di tutto, vuoi aggiungere qualcos'altro? Dalla di uscita, piattaforme? Allora sì, l'uscita sarà nella prima parte del 2020, ancora non c'è una data, quindi ci sono diversi mesi per gli sviluppatori per portare a casa il progetto. Le piattaforme sono quelle classiche, quindi PC, PlayStation e Xbox. Perfetto, andiamo a tutta birra. Andiamo a tutta birra, andiamo anche a berci una birra. Perfetto.